Questi sono Stefan e Carla. Stefan e Carla hanno due figlie, Mia ed Emil. Stefan parla tedesco e Carla parla italiano. I loro due figli, quindi, sono bilingui. Mia ha 6 anni, è vivace e allegra e ama raccontare storie. Intorno al suo primo compleanno ha pronunciato le prime parole. All'inizio, il suo vocabolario cresceva molto lentamente. Al suo secondo compleanno, Mia sapeva dire circa 50 parole diverse e cominciava a formulare per la prima volta frasi di 2 parole. Poi ha iniziato ad acquisire nuove parole sempre più velocemente, andando incontro ad una vera e propria esplosione del suo vocabolario. Allo stesso tempo, Mia ha iniziato a formulare frasi più lunghe. Inizialmente queste non erano perfette, ma in poco tempo diventarono sempre più lunghe e sempre più corrette. Il fratellino di Mia, Emil, ha 3 anni. A differenza di Mia, Emil è piuttosto timido e non parla molto. Emil ha iniziato a parlare molto tardi. A 2 anni non riusciva ancora a pronunciare una cinquantina di parole come Mia. Anche ora che ha 3 anni non riesce a formulare delle frasi complete e combina al massimo 2 parole. Stefan e Carla sono preoccupati. Temono che Emil abbia un disturbo di linguaggio. Per essere sicuri, decidono di consultare una logopedista. Stefan e Carla contattano una logopedista per capire se l'apprendimento simultaneo delle due lingue possa aver creato confusione. La logopedista li tranquillizza: il multilinguismo non è causa di disturbo di linguaggio. Per i bambini, acquisire due o anche più lingue allo stesso tempo non genera confusione. La logopedista spiega loro anche che, purtroppo, risulta ancora complicato identificare in modo affidabile un disturbo dello sviluppo del linguaggio nei bambini multilingui, perché difficilmente si riescono a trovare strumenti di valutazione adatti. È un vantaggio se il logopedista stesso parla entrambe le lingue del bambino. Se questo non è possibile, il logopedista si affida in modo particolare all'aiuto dei genitori. In primo luogo, la logopedista vuole sapere se i genitori riscontrano difficoltà in tutte e due le lingue da parte di Emil. Perché un disturbo del linguaggio sussiste solo quando sono interessate entrambe le lingue del bambino. È quindi molto importante per la logopedista indagare quanto spesso Emil ha l'opportunità di ascoltare l'italiano e il tedesco, e quanto spesso lui stesso ha occasione di utilizzare entrambe le lingue. Inoltre, è abbastanza normale riscontrare una certa variabilità nello sviluppo del linguaggio. Alcuni bambini acquisiscono il linguaggio un po' più velocemente, come Mia, altri hanno bisogno di più tempo. Quando lo scarto rispetto ai coetanei aumenta, è segno però della presenza di un disturbo del linguaggio. Siete preoccupati, come Stefan e Carla, per lo sviluppo del linguaggio di vostro figlio? Consultate un centro specializzato vicino a voi. La valutazione logopedica e una visita neuropsichiatrica forniscono informazioni sulla necessità o meno, da parte del bambino, di intraprendere un trattamento. Potete trovare facilmente online i centri della vostra zona dove è possibile effettuare delle valutazioni del linguaggio.